Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi nuovissimo video haul, acquisti del periodo, cose che mi sono state regalate, cose che ho ricevuto, vi faccio vedere un po' tutto. Allora, è il primissimo video che giro qui finalmente a casa mia, però probabilmente non è il primissimo che vedete voi, ma per me è il primissimo che filmo. E quindi sono super super emozionata e come vedete sono in una location letto, ovvero io davanti alla finestra e il letto dietro di me. Perché sono tornata da pochissimo a Milano, ve l'ho già detto in diversi video, e non è che ho dimenticato giù in Sicilia, non mi sono potuta portare qua a Milano cavalletto e luci perché avevo soltanto il bagaglio a mano e quindi sono senza cavalletto, quindi sarà tutto molto interessante. I video d'ora in avanti probabilmente saranno fatti qui perché non mi posso mettere nella vecchia postazione perché non ho il cavalletto che vi tenga la videocamera. Comunque, tralasciando questi dettagli, cominciamo subito con il video. Allora, ho comprato cose molto random, quindi parto da quelle che ho davanti, ovvero questi calzettini qua. Vi dico sempre calzini, calze, però si dice calze, lo so, è inutile che me lo dite perché tanto lo so. Comunque, ho comprato questi socks, ecco, diciamolo in inglese, che sono di Tezenis, sono in cotone, sono 5 paia e la taglia è dalla 37 alla 39, che praticamente è la mia, e mi si sta scaricando il computer. Che bello, un attimo. Ok, il computer è salvo, quindi andiamo avanti. Questi calzini calze le ho comprate da Tezenis, le ho pagate 5,99 euro e ce ne sono 5 paia. Io queste qui le compro veramente sempre di frequente, le compro, le ricompro. Perché il cotone è ottimo, veramente buonissimo, e poi costano il giusto, secondo me, 6 euro per 5 paia di calze, è più che sufficiente, più che onesto. Poi, sempre parlando di intimo, ho comprato degli slip, che non so se farvi vedere oppure no, perché mi sembra una cosa un po' strana, ma ve li faccio vedere. E ho comprato questi slip tutti così un po' pizzettosi, un po' carini, sexy, ma non troppo in realtà. Perché questi qua sono di H&M, io compro dell'ottimo intimo da H&M, gli slip mi piacciono da morire, i reggiseni fanno schifo, però gli slip sono veramente ottimi, io ho preso una M, H&M è comodo perché ogni taglia ha il suo colorino e l'M ha questa specie di tipo vinaccia, mi piace molto, e sono tre paia, sono tutti pizzettosi, questo qui è tipo con i fiorellini, questo qui è bianco e poi c'è questo color tipo sangria, un po' così. E questi li ho pagati, c'è ancora l'etichetta se non sbaglio, eccola qua, ce l'abbiamo fatta. Questi li ho pagati 12,99 euro, io ve li consiglio veramente tanto perché sono molto comodi, sono morbidi, sono carini anche da vedere, quindi sono ottimo intimo, ottimi slip. E poi passiamo alle cose che ho comprato in Sicilia, che mi sa che sono solo due. La prima è qui ed è questa borsa di il marchio, come si chiama? Marina Elanti, e Alanti, non lo so. Comunque questa qua, e l'ho comprata in un negozio che da me vende scarpe principalmente, ce l'avete presente, tipo Bata, che vende sia scarpe ma anche borse, ecco, una cosa del genere. E ho trovato questa borsetta che è veramente piccolina, è una pochette ma di quelle piccole ma capienti, ed è di un color bellissimo, vinaccia, sangria. Sapete che io questo colore lo indosso tantissimo in autunno e inverno, e poi è semplicemente nera, ha la sua tracollina. E poi si apre qua tranquillamente ed è veramente veramente super super spaziosa, oltre ad essere molto molto carina. Questa penso di averla pagata 20 euro, 25 euro giù di lì, o forse 15, comunque non tantissimo. È in vera pelle se non sbaglio, e questa qui la uso spesso quando io viaggio, cioè la volevo usare spesso quando viaggio perché mi porto spesso il bagaglio a mano. E poi questa borsetta così piccolina è ottima perché non mi fa imbarcare il bagaglio, perché quello che uso io lo posso mettere sotto il sedile. E inoltre ci potete tenere proprio le cose più importanti, quindi il portafoglio, il cellulare, le chiavi di casa, fazzoletti. Quindi questa borsetta è veramente ottima per quando si viaggia, ma anche per quando si esce tranquillamente. E io la trovo veramente bellissima, è super super autunnale, quindi perfetta per questo periodo e la adoro. Mentre le scarpe che ho comprato in quel negozio, perché ero andata lì a comprare delle scarpe, sono questi stivaletti qui. Guardate che belli, sono questi in vera pelle.
e anche la borsa penso che lo fosse, però questi qua ne sono certa. E sono appunto degli stivaletti con un tacco abbastanza alto, lo vedete. Io non indosso frequentemente scarpe con un tacco così alto perché ho le caviglie molto delicate, perché le ho rotte entrambe più volte, quindi i tacchi molto alti come questi dopo un po' mi danno fastidio. Però queste scarpe le indosso spesso quando devo andare a lavorare o magari devo uscire, fare una breve passeggiata o una serata con una mia amica. Ecco, non li metterei per andare a fare tipo una passeggiata molto molto lunga, però per una breve passeggiata sono bellissimi. Anche questi super autunnali, secondo me questo colore è bellissimo. Io ho soltanto un paio di scarpe di questo colore e sono veramente veramente belle. Questo è un 38, le ho pagate tipo 45 euro circa. E sono del marchio Born to Be. Sto cercando di farvelo vedere, non so se lo vedete, tipo è questo qui, non saprei proprio dirvi. E le ho comprate appunto in questo negozio che è una specie di Simil Bata, Simil Tata. Comunque, ovviamente sono due, non è che ne ho comprata solo una. Mamma mia, che furba, mamma mia, Liuba, che battutone! Brava, brava. Poi, mamma mia, sono andata avanti come un treno, sono velocissima. Poi vi faccio vedere una cosina che mi è arrivata da un'azienda che in realtà penso di avervi già fatto vedere, sì. Un siero di Estée Lauder, l'Advanced Night Repair, che penso sì, ve l'ho già fatto vedere in un vlog, però se vi siete persi quel vlog ve lo faccio rivedere. Ed è questo qui, questo siero di Estée Lauder, che a me sta facendo impazzire. L'ho inserito immediatamente nella mia skincare routine di tutti i giorni e lo indosso, certo. Lo metto su tutte le sere perché veramente mi fa impazzire. Ha un odore, mamma mia, è buonissimo. Sa proprio di prodotti da spa, agrumato, un po' tipo green, non so come dirvi. Mamma mia, sa proprio di pulito, di buono, dei prodotti tipici di Estée Lauder. Poi la confezione è molto tipo, non lo so, expensive, molto molto carina. Ed è veramente un ottimo prodotto. Se non mi sbaglio anche voi me l'avevate detto che alcune di voi l'avevano provato, si erano trovate molto bene. Costa un po', però secondo me fa quello che deve fare, perché lui dovrebbe riparare la vostra pelle durante la notte, magari se avete delle cicatricine o se avete delle occhiaie, cose che appunto discromie della pelle causate magari dal sole o da agenti comunque atmosferici. Ricordo di averlo messo una sera e avevo tipo dei brufoletti qua, avevo tre brufoletti rossi. La mattina mi sveglio e questi rossori, queste cicatrici mi erano passate, o comunque io non le vedevo più come la sera prima. Ed erano veramente, io sono rimasta veramente molto 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 colpita, piacevolmente sorpresa. E quindi se lo volete provare, se avete modo di provarlo, magari fateci un pensierino, perché è veramente ottimo. Poi sempre nel mio giro di shopping, quando ho preso le calze e gli slip, ho comprato anche la maglia che indosso in questo momento. Un attimino mi allontano così la vedete. È questa maglia qui di Tezenis, come vedete ha tutti questi intrecci bellissimi, e poi una semplicissima maglietta nera. Adesso ho un reggiseno bianco, quindi sarà orrendo da vedere, però è una semplicissima magliettina nera a manica lunga. La particolarità della maglietta ovviamente sta nell'intreccio, che è molto molto carino, un po' sexy ma non troppo, perché la scollatura non è assolutamente troppo volgare. A me questa magliettina piace tantissimo, oltre ad avere questo intreccio qua davanti che vabbè è molto molto carino, però è di un cotone molto leggero, quindi per il momento io riesco a indossarla perché è manichetta lunga e quindi la mattina mi ci trovo bene. E poi volendo, se esco, metto una giacchetta, comunque super super bellina secondo me. E io l'ho pagata 12 euro penso, comunque meno di 15 euro, e l'ho comprata di recente, c'era anche bianca, quindi se volete la potete vedere, c'è anche bianca, l'ho comprata da Tezenis, ve l'ho detto, quindi se vi piace andate a dare un'occhiata. Poi altre cosine che ho comprato sono due cerchiettini, uno lo vedete, è questo qui con le orecchiette, spero che si veda bene, l'ho preso da H&M, era proprio vicino alle casse, nell'H&M in Duomo, e l'ho pagato tipo penso 9 euro circa, meno di 10 euro anche lui. A me piacciono tantissimo i cerchietti con le orecchiette, non lo so, li trovo bellissimi. Eleni ne ha un paio che mi piacciono tanto e questi qua assomigliano tanto a quelli che ha lei, e quindi appena li ho visti ho detto no, li voglio troppo prendere, perché così quando mi trucco o faccio dei video mi piace sempre avere qualcosa in testa. Sapete che io sono fissatissima con i cerchietti. E un altro cerchiettino che ho preso, questo qui è decisamente più elegante, più expensive di quello di H&M, e questo cerchietto gioiello qua l'ho preso da Zara, sempre in Duomo,
E questo è un cerchietto meraviglioso perché ha tutti questi strass cuciti sopra. Non so se sentite il rumore, cioè sentite quanto pesano, infatti è un cerchietto che pesa un po', e l'ho pagato anche abbastanza perché l'ho pagato circa 16 euro, però lo volevo perché volevo mettervelo per un'occasione importante che ho avuto, e quindi diciamo che lo volevo più per il per l'affettività che per l'estetica. Però ovviamente è un cerchietto bellissimo perché questi diamantini, chiamiamoli così, sono tipo di un color ambra che stanno molto molto bene con il mio colore di capelli, e io lo trovo veramente bellissimo. È fatto ovviamente molto meglio di questo qui, qua dentro ha tipo una parte in camoscino bellissima, ed è un cerchietto stupendo. Lo trovate ancora da Zara perché l'ho comprato pochissimi giorni fa, quindi se vi piace andatelo a vedere ed è veramente bellissimo, e sicuramente mi vedrete molto presto con questo cerchietto indosso. Poi passiamo a dei regalini che mi sono stati fatti, uno da mia madre ed è un ciondolino del mio braccialetto Pandora. Ve lo starò facendo vedere in una ripresa, però mia madre mi ha voluto regalare un ciondolino appunto di Pandora, e questo qui è un ciondolino bellissimo perché è un ciondolino che riprende la casetta, è una casetta, e poi sul fondo della casetta, se si gira, c'è scritta la frase home sweet home, quindi casa dolce casa, ed è secondo me bellissimo perché lei mi ha detto ti regalo questo ciondolino così quando tu sei a Milano ti ricordi della tua casetta. Io tipo mi sono squagliata quando l'ha detto, tipo mi stavo commuovendo, ed è ovviamente, oltre ad essere una cosa super super bella, è anche un diciamo un significato affettivo molto molto forte. Dopo il ciondolino Pandora passiamo ad un altro gioiellino, e questo gioiellino ha un diciamo una storia particolare, perché è questo braccialetto di Tiffany, quello classicissimo con la medaglietta con il cuore dove c'è scritto Return to Tiffany, ed è appunto quello in argento. Allora, questo braccialetto penso mi sia stato regalato tanti tanti anni fa, penso per la comunione, cresima, quelle occasioni lì, solo che io non l'avevo mai indossato. L'ho riscoperto, l'ho ritrovato, ovviamente me ne sono innamorata, me ne sono riappropriata, e quindi lui sta qui al mio polso vicino al Pandora, ed è un braccialetto bellissimo. A me il Tiffany, questo qui, mi è sempre piaciuto, me lo volevo fare regalare, poi ci ho ripensato e poi ho pensato se comprarlo io, e sono stata tanto tempo a pensare se prenderlo o se non prenderlo, perché se l'avessi comprato io avrei preso quello col ciondolo oro rosa, perché ovviamente oro rosa, rosa, bellissimo, però adesso ho trovato questo qui e quindi sono contentissima. Poi in futuro ovviamente non nego che probabilmente comprerò anche quello col ciondolo oro rosa, ma poi si vedrà. Bene, passiamo agli ultimi prodottini, che questi qua mi sono stati gentilmente regalati, ma sono tipo dei, diciamo, degli usati regalati, e sono due da parte di Eleni e uno è da parte di mia sorella. Partiamo quello di mia sorella. Questo qui è un rossettino di MAC, di una collezione vecchissima di un bel po' di tempo fa, penso fosse di Rihanna o di, non so, credo. Sapete che ogni tanto MAC, quando fa delle collezioni particolari, fa anche il packaging particolari, e questo qui, se non mi sbaglio appunto, era di un'edizione limitata, e il colore dentro è un color mattone, rosso rubino, sì, color sangue, e se non mi sbaglio è un retro matte perché qui non c'è scritto, ed è veramente molto molto carino. Mia sorella me l'ha voluto regalare perché ha detto che lei questo colore non lo utilizza, non le piace neanche proprio la formula, quindi, perché i retro matte sono un po' duretti da stendere, e quindi io sono contentissima che questo rossettino abbia trovato una nuova mamma, quindi l'ho piacevolmente adottato, ed è molto molto carino da vedere perché, come vedete, è viola, è veramente stupendo. Io non ho rossetti MAC così particolari. Poi gli altri due prodottini, che poi sono anche gli ultimi due prodottini, mi sono stati regalati da Eleni. Anche questi qua sono diciamo una successione, che questi li ho adottati, ed uno è questo blush di Revolution nella colorazione Pink Lady. È un blush di un colore rosa pescato, fucsiato, è un colore molto particolare perché è un pesca freddo ma con del fucsia, ovviamente non ha glitter, è completamente matte ed è molto molto carino. È anche quello che indosso in questo momento sulle guance, ovviamente super sfumato perché così sembrerebbe Heidi, però è molto carino e io sicuramente lo utilizzerò anche sugli occhi, e quindi lui è il mio primo, diciamo, figlio adottivo.
Mentre il secondo prodotto è questa palettina di iHeart Revolution, che fa sempre parte della famiglia Revolution, Revolution Makeup o Revolution In, e basta. Comunque, e questo qui, questa palettina è un duo, praticamente c'è qui la terra e qui l'illuminante. La terra è fantastica perché è super super fredda e per me che sono un fantasmino è perfetta perché più è fredda più mi sta bene. Mentre l'illuminante è anche lui, diciamo, una specie di champagnino però leggermente più caldo della terra. Ed è molto carino perché sia la terra che l'illuminante li sto utilizzando in questo momento. Allora, l'illuminante io l'ho provato asciutto, non l'ho bagnato e devo ammettere che è molto delicato, molto leggero. Ho illuminanti molto più forti, molto più evidenti, mentre la terra è appunto questa qui ed è una terra secondo me bellissima perché è molto leggera, molto sfumabile e modulabile. Quindi decidete voi l'intensità che deve avere e a me devo ammettere che questa palettina è piaciuta molto. L'illuminante un po' meno, però la terra bellissima. Allora, che dire, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto, spero che vi abbiano fatto piacere anche questi acquisti. Io non faccio video haul spessissimo perché non è che compro tantissime cose tutte insieme, quindi li racimolo e poi vi faccio un video haul completo, quindi a me piace tanto farli, penso che a voi piace guardarli e quindi spero che anche questo video vi sia piaciuto. Scusate se ci sono stati rumori strani per tutto il video, ma come al solito io qua a Milano abito in un cantiere e ci sono sempre casini, su rumori. E nulla, io vi mando un bacione enorme, enorme, enorme. Ovviamente come al solito vi chiedo se questo video vi è piaciuto di lasciarmi un bel pollice in su. Se non sei iscritto al mio canale e se ti va iscriviti e attiva la campanellina per non perderti nessun video. Ma ci vediamo al prossimo video. Ciao! O forse sbaglio, non lo so. Sì, sì, c'è l'etichetta. No? Sì. Ed è un ottimo prodotto. Poi, un'altra cosina che ho comprato, a me questa chiamata...